Buongiorno, sono Parotti Daniela, sono candidata per fermare il declino a Saronno, per la Lombardia, provincia di Varese. Sono una commerciante da 20 anni, lavoro a Saronno, ma abito a Legnano. Perché mi sono candidata? Io vorrei dirvi prima di tutto perché ho trovato in Giannino 10 punti chiari, semplici e molto veritieri. Mi sono posta anche il problema di cosa possiamo fare per cambiare questo tipo di politica che si sta facendo, che non mi piace affatto. Tutti promettono cose in campagna elettorale e negli anni passati nessuno ha mantenuto nulla. Quindi dobbiamo fare noi della società civile qualcosa, dobbiamo fare per cambiare questo modo di fare politica. Parliamo in Lombardia. In Lombardia abbiamo un livello molto buono di produttività. Però dobbiamo anche comunicarlo questo livello buono di produttività. Dobbiamo raccontare all'estero, ai nostri partner stranieri, cosa sappiamo fare e invogliarli a venire in Lombardia. Quindi dobbiamo creare tutte delle strutture che facilitino le imprese a venire e investire in Lombardia. Abbiamo un po' di problemi però che dobbiamo risolvere, dalle carceri super affollate, dove è vero sono carcerati, ma non possono stare in una situazione di questo genere. Abbiamo la carcerazione preventiva che dobbiamo affrontare e poi un altro grosso problema, il problema della fiscalità. Ormai le piccole imprese, commercianti, artigiani sono al collasso, pagano troppo. Non possiamo più permettere che il debito pubblico venga pagato dai piccoli imprenditori, dai cittadini. Lo Stato deve intervenire lui vendendo delle cose. Facendo cassa in altro modo, non cercando in continuazione tasse ai cittadini. Le imprese pagano troppo, l'IRAP non è più possibile, dobbiamo per forza ridurre. Io farei un così, direi perché l'IRAP invece di pagarla noi imprenditori non ne restituiamo metà 50% ai nostri dipendenti. Così rimane nelle tasche dei dipendenti che possono creare consumi e metà poterla investire nelle nostre aziende per migliorarle e renderle più competitive nel nostro settore in cui agiamo. Dobbiamo parlare anche dell'Expo. Nel 2015 abbiamo l'Expo alle spalle, fra 2 anni abbiamo l'Expo. È un'occasione che i nostri giovani non possono perdere. Dobbiamo creare posti di lavoro, dobbiamo migliorare le infrastrutture, dobbiamo utilizzare tutti quei fondi che sono messi a disposizione per realizzare l'Expo. Quindi dobbiamo in Lombardia votare delle persone in grado di poter realizzare un programma di questo genere. Io direi che dobbiamo votare delle persone capaci, votare fare per fermare il declino. Quindi votate Parotti Daniela.